Il primo candidato consigliere della coalizione di centrosinistra risultato non eletto alle amministrative di Lanciano, Vincenzo Maranzano del PD, ha presentato ricorso al TAR per chiedere che siano assegnati 15 seggi alla maggioranza e 9 alla minoranza. Maranzano ha presentato ricorso contro il comune di Lanciano e nei confronti del consigliere Luca Antonelli per chiedere l'annullamento della parte del verbale dell'ufficio centrale elettorale che non lo considera eletto e assegna 14 seggi alla maggioranza e 10 alla minoranza. Il ricorso si baserebbe sul fatto che il premio di maggioranza assegna il 60% dei seggi ai consiglieri eletti nella coalizione del sindaco Mario Pupillo e il 40% alla minoranza. Su 24 consiglieri che compongono il Consiglio Comunale, 14,4 sono di maggioranza e 9,6 di minoranza. Secondo il PD, l'arrotondamento di 14,4 andrebbe fatto per eccesso e non per difetto. Il quindicesimo consigliere sarebbe proprio Maranzano, a spese del consigliere di minoranza Luca Antonelli, appunto, di Energie Nuove. L'ufficio centrale, presieduto dal presidente del Tribunale di Lanciano, ha invece arrotondato per difetto, assegnando 14 consiglieri alla maggioranza e 10 all'opposizione. Il ricorso verrà discusso il 28 luglio prossimo, nello stesso giorno in cui si dibatterà sul ricorso della coalizione di centrodestra che chiede l'annullamento dell'assegnazione del premio di maggioranza al sindaco Pupillo.